non dovete spingere. Stanno formando le prime bollicine come quando scaldate l'acqua che va oltre i 90 gradi, 80 gradi, si formano quelle bollicine lì. Ma qui stiamo a 20 gradi circa. Oh, basta. Ecco. Metto in modo che si vedano quelle bollicine. Dentro il caldo? Perché deve essere caldo? Mica ci stanno fiamme. Mica sta bollendo. Cioè, dentro e fuori è alla stessa temperatura, cioè temperatura ambiente. Anzi, probabilmente dentro sarà un po' più freddo perché l'acqua evaporando causa un raffreddamento. Per questo bisogna contribuire con la mano a recuperare il calore perso dall'evaporazione. Se no lì si raffredda, capito? Più rapidamente evapora e più si raffredda. Come quando abbiamo visto con l'accendino. Calda, continua, continua. Salvi! Sei incollato, c'è già lo stampo sulla mano. Salvi, meno caldo. Ma secondo voi, se io lì ci metto la pasta, se riesce a cuocerla? No. No, perché la pasta si cuoce con le bolle o con la temperatura? Con la temperatura. La temperatura non c'è, delle bolle ci fa poco. Ma quelle sono bolle piene di molecole d'acqua, di vapore, che riesce a bollire perché? Perché la pressione di questo vapore, secondo voi è aumentata la pressione del vapore facendo il vuoto o è rimasta uguale a prima? È aumentata. La pressione è uguale a prima. Allora perché adesso ce la fa a bollire?